Devi imparare a comprendere il tuo potere, Ade, e ad accoglierlo. Non devi aver paura. Tu crei una possibilità di vita dove c'è solo lutto e morte. Fai questo per quelle donne. Usa il tuo potere per loro. Ma io non ci riesco, non le capisco, non capisco dove sono. Fidati di noi, Ade. Fratello era la parte migliore di me. Fratelli gemelli, indistinguibili a tutti tranne che a noi stessi. L'ho trovato io, sdraiato con la bocca aperta tra il letto e il lavabo. Non era riuscito a impedire al nostro padre di organizzare le nozze con quella donna. Si racconta che le donne che escono per ultime dalla chiesa la notte di Natale siano destinate a diventare Yanara. Ma io non lo sapevo. Mi diedero in sposa ancora bambina, contro la mia volontà, ad un uomo che non mi amava, condannandomi ad una vita di silenzio e solitudine. Ma il nome del suo amore non ebbe il coraggio di gridarlo, un nome di uomo. Quando ho sentito il rumore della lama sui miei capelli, un brivido ha scosso il mio corpo. Aspettavo l'arrivo del ragazzo di cui mi ero innamorata. Ho aspettato fino alla fine, ma non è mai arrivato. Il destino lui portò alla morte. Quando morì, mi accusarono di averlo avvelenato. Sentivo come se a cadere fossero muscoli, tendini, pelle, occhi, non capelli. Sono uscita per ultima dalla chiesa. Solo il fuoco poteva lavare la sua vergogna e restituirci la mia libertà. Più tagliavano e più io perdevo forze. Forze. Il fuoco ha ridotto tutto in cenere. Le montagne in elevato si raggiungono. Sento.